Un saluto a tutti. Siamo arrivati a una tappa abbastanza importante per un canale di YouTube. Ieri, insomma, abbiamo superato la soglia dei 10.000 iscritti. 10.000 iscritti comincia a essere una presenza di una realtà, insomma. Quindi grazie a voi, insomma, grazie a voi che mi state sostenendo con le vostre iscrizioni e con i quali mi sento di formare una specie di comunità. Si è stabilito, mi sembra, un rapporto abbastanza importante, anche di tipo dinamico. A volte mi suggerite, mi date dei consigli, commentate, mi date dei suggerimenti anche su cosa postare, insomma, io cerco anche di, per quanto posso, insomma, di assecondare anche i vostri, suggerimenti, insomma, ovviamente di tenerne conto. Ovviamente mi fanno piacere i vostri commenti, anche se non riesco a rispondere a tutti. In genere tendo a rispondere a quelli che sono più, che pongono più questioni, insomma, no? Che chiedono una risposta a qualcosa. Altri commenti che dicono una cosa, la do per acquisita, insomma, però li leggo volentieri, insomma, mi fanno sempre piacere. 10.000 iscritti raggiunti in tempi anche molto brevi, perché diciamo così, negli ultimi 2 anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, c'è stata una crescita esponenziale, insomma, sia delle visualizzazioni, sia appunto delle iscrizioni di questo canale. In realtà sono stati anche postati molti video, forse troppi, e come ho già detto, forse ripeterò alcune cose in questo video. Si è andato un pochino più indirizzando verso la lettura, insomma, quindi verso l'audiolibri, quindi verso gli audiolibri, verso soprattutto la lettura di opere il più possibile presentate integralmente. Quindi racconti brevi, racconti lunghi sono letti tutti, diciamo così, integralmente ormai. I romanzi, quelli che leggo io, tendono a diventare anche questi delle letture integrali. Quelli che trovo in rete letti da altri, no, devo prendere quello che c'è, quello che trovo. Però, insomma, diciamo che l'orientamento generale è andato più verso questa linea, più quella della lettura. E quindi anche il titolo del canale, anche il nome del canale, un po' è anticipato dalla parola audiolibri. Perché mi sembra che questa risponda a un'esigenza, no? È un calo della lettura del libro, dell'oggetto libro. L'editoria segna una diminuzione, insomma, un calo dell'attenzione. I lettori sono sempre di meno, si legge poco in Italia, dove invece, come ho detto, si è registrato un minimo di crescita, in Italia ancora piccola rispetto agli altri paesi, è nell'audiolibro, come se lo spazio, il luogo dove si può leggere, dove ci si concentra per leggere, fosse diventato sempre più piccolo, più angusto, sempre più difficile trovare una stanza, un bicchiere, qualcosa che ci accompagni, che ci mette tranquilli, un silenzio per poter leggere il libro e santa pace, come diceva Calvino, se vi ricordate, in Se una notte, un viaggiatore. Ma invece sia più possibile utilizzare certi momenti, no? I trasferimenti in auto, oppure mentre si lavora si fa qualcos'altro, oppure mentre si aspetta di addormentarsi, insomma, per ascoltare una storia, perché, come ho detto sempre, insomma, di storie ne abbiamo bisogno, noi viviamo di storie, e le storie sono, per i bambini, sono le fiabe, le favole, per i grandi sono le favole più, o le fiabe, diciamo, più articolate, più complesse, che poi si trasformano in racconti e in romanzi. E di queste storie ne abbiamo bisogno e dobbiamo anche in qualche modo ascoltarne tante, ascoltare anche le cose più profonde, più dense che si sono scritte, perché dobbiamo anche esercitare il gusto in qualche modo alla lettura. Cioè, dobbiamo saper riconoscere quello che è letteratura, quello che effettivamente ci dà un contributo di conoscenza, di visione del mondo, rispetto a quello che
che con la letteratura non ha molto a che fare, insomma, no? È che è un racconto di una storia banale, scritto con un gesto letterario di poco spessore, insomma. Quindi dobbiamo anche esercitare il gusto. Il lavoro che ho cercato di fare in questo canale è stato anche rivolto a cercare di fornire degli elementi che possano, non dico educare perché molti di voi sono molto più educati di me, ma insomma esercitare anche il gusto ad ascoltare delle cose che abbiano un certo spessore letterario, in modo tale che poi sappiamo fare le nostre scelte in maniera anche più mirata. Il canale è cresciuto soprattutto negli ultimi 2 anni, molto nell'ultimo anno, diciamo, meno di 2 anni fa, ho fatto un video per celebrare 1500 iscritti. Adesso siamo, dico siamo perché voi ed io, insomma, siamo in 10.000, rappresentiamo un gruppo di 10.000 persone. Secondo me è tanto per un canale che tratta e che fa video di questo tipo, insomma, no? Che non sono quei video che permettono di, come dire, di accedervi con un'operazione di surfing, insomma, no? Saltando un secondo di qua, un secondo di là, insomma, com'è diventato un po' nella prassi, soprattutto dei ragazzi d'oggi. Insomma, è un canale che è visto abbastanza da persone, intanto da persone adulte, soprattutto, e poi da persone che sono già formate, spesso sono persone che hanno anche degli studi, insomma, no? Di tipo universitario alle spalle e quindi insomma di persone che se ne intendono. Ho visto che anche chi guarda questo canale spesso è molto attento, cioè abituato a sentire letture anche di alto livello come quelle presentate dalla Radio 3 che da tanti anni, no? Fa questo lavoro ad alta voce, no? Di lettura utilizzando attori molto consumati, molto bravi, lettori molto bravi. C'è anche la formazione di un gusto, che è il gusto, diciamo così, legato alla lettura da parte di un attore, cioè di qualcuno che è molto esperto, o di un doppiatore. Quindi è un gusto che riprende il gusto che ci siamo formati, per esempio, al cinema, insomma, no? Oppure in televisione, sentendo chi legge, chi doppia gli attori in televisione, insomma, con quella formazione. È un po' difficile sempre intervenire sui gusti degli altri, perché io non sono un attore, però ritengo che il modo di leggere un libro completo, e quindi la lettura di un romanzo, non sia esattamente quello che richiede lo stile di un'interpretazione drammatica, diciamo così, come può fare un attore. Il testo di un libro è stato scritto per essere letto. Non è un testo teatrale che è stato scritto per essere rappresentato e quindi le modalità di lettura possono essere anche diverse, insomma, no? Quello che è importante quando si ascolta un audiolibro è che la voce che lo racconta, che lo narra, secondo me, questo è il mio parere, personale, riesca a tenere sul testo, non tanto a rivolgere l'attenzione verso chi lo legge, quanto riesca a tenere attaccato alle parole del testo, insomma, a quello che dice il testo. Spesso l'attore consumato è talmente bravo, diciamo così, che invece sposta l'attenzione sulla sua dizione, sul suo modo di presentare la cosa e ci si distrae dal contenuto del testo. Quindi secondo me ci sono due più modalità possibili, insomma, di una lettura di un testo letterario. E la mia scelta, anche perché non ho, evidentemente, come ho sempre dichiarato, le competenze di un attore, anche se ho fatto qualcosina di teatro dal punto di vista dilettantesco, però insomma io opto per questa scelta, insomma, per cercare di entrare nel testo con più delicatezza e con più, insomma, di adeguarmi al testo il più possibile, ovviamente come sono capace. E quindi, insomma, mi fa piacere se dalle letture che faccio io questo viene ricavato, cioè riesco a tenere l'attenzione su quelle che sono
le parole, la bellezza della scrittura, più che non sulla modalità di interpretazione di questa. Passati, col tempo, si è migliorato anche il gusto dell'ascolto dell'audiolibro, cioè si è passati da un'epoca in cui c'erano i sceneggiati, no? Si astraeva, si facevano delle riduzioni, sia alla radio che alla televisione. Si è passati a un momento, quello attuale, in cui l'opera letteraria, anche lunga, viene letta per intero. E quindi, insomma, è la riproposizione del libro tale quale. Io trovo che questo sia molto, molto bello. Cioè, una lettura fatta bene, discretamente, riesce a tenere il libro dall'inizio alla fine. E stiamo un po' abituandoci, perché non è facile abituarsi a questo, no? Avere questa costanza nell'ascolto per tante ore, insomma, no? Stiamo abituandoci anche a fare questo. Questo ci ripropone il libro così com'è, con in più la bellezza di sentire questo libro detto, raccontato da una voce, che ci ricorda, insomma, no? Quando ascoltavamo le storie che ci leggevano i nostri nonni, i nostri genitori, se siamo stati fortunati, insomma. Questo di più, e che non è insomma. Si può leggere il libro e si può ascoltarlo, si può ascoltare il libro senza il testo davanti, si può ascoltare il libro con il testo sott'occhi. Sono due esperienze diverse ma complementari, no? Come è complementare l'ebook con il libro cartaceo, non sono alternative, questo l'ho sempre detto. Quindi questa esperienza nuova, la necessità di rendere questa esperienza nuova più divulgata. In Italia è ancora poco seguita. Si segue la radio, no? Ci sono gli ascoltatori affezionati ad alta voce, come sono anch'io, insomma, no? Ho ascoltato anch'io. Certo, è difficile stare lì ad ascoltare la puntata a quell'ora, eccetera. Da questo punto di vista, i podcast ci hanno aiutato in questa cosa qui. La possibilità di divulgare, quindi di dare una diffusione maggiore attraverso un mezzo usato in maniera più intelligente di come lo si usa spesso, insomma, non soltanto per fare del cazzeggio. Questo potrebbe essere anche una funzione alla quale YouTube può assolvere, anche perché poi dal fisso si passa al portatile e quindi con il phone, con l'iPad, insomma, è possibile ascoltare, o è possibile scaricarsi e poi ascoltare con la chiavetta, insomma, nei vari luoghi, negli spostamenti in macchina, queste cose qua. Allora, il canale cerca di rispondere anche a questa esigenza. Dove ci si rivolge per avere il materiale, no? Normalmente. Allora, ho visto che chi cerca di indicare, o nelle discussioni che ci sono state intorno agli audiolibri, aprono le pagine di Google e si vede chi propone audiolibri, no? Cioè, audiolibri a pagamento e audiolibri gratis. Gli audiolibri a pagamento si scaricano spesso da internet pagando una quota o a singolo audiolibro oppure un abbonamento mensile. Poi sono dei siti che offrono audiolibri. Questo canale, in realtà, quando si apre la pagina audiolibri o audiolibri gratis, non c'è tra quelli che offrono audiolibri e lettura gratuitamente, nonostante che in questo canale ci siano tanti, chiamiamoli audiolibri, insomma, comunque che siano tanti romanzi letti anche integralmente, tanti racconti, forse più che in ogni altro sito. Non credo, non so, forse con un po' di presunzione, ma non credo che siano tanti canali che abbiano la quantità di materiale. Poi potremmo discutere sulla bontà di questo materiale, ma non credo che ci siano tanti altri canali che hanno una proposta di materiale equivalente a questo canale. Allora mi piacerebbe che quando si discute, insomma, sui luoghi, sui siti, su dove trovare, in qualche modo, anche all'interno dei gruppi che si occupano di lettura, che coinvolgono i lettori, dove trovare audiolibri gratis, fosse citato anche questo canale, perché in realtà è un luogo dove se ne trovano tanti, come potrete vedere andando
visitando quello che offre questo canale. Quanti ne offre? Insomma, tanti. Dobbiamo fare una distinzione, che all'inizio, quando è nato questo canale, io avevo detto che avrei presentato solo cose fatte da me, ma in realtà allora leggevo qualcosa, raccontavo delle cose, facevo dei commenti, insomma, era un canale di arte varia. Poi si è andato sempre più orientando verso le letture e le letture integrali. Ho cercato di proporre materiale che leggo io e nello stesso tempo sono anche andato a vedere cosa si poteva trovare in rete e mettere insieme per proporre anche degli ascolti più variegati, no? Sentire tante voci nel coro di chi legge gli audiolibri. Da questo punto di vista, però, ho sempre fatto un lavoro, come forse ho già detto, in cui non ho preso video postati da altri e poi ricaricati nel mio canale, insomma. Ho sempre cercato del materiale, spesso composto di tanti file, spesso interrotto da musiche che magari spesso c'entrano poco con la lettura, spesso anche con dei rumori di fondo che ho cercato di pulire. Insomma, ho cercato di raccogliere del materiale con delle mancanze che ho cercato anche quando sono riuscito di completare, di integrare. Ho cercato di raccogliere questo materiale da luoghi dove, che non erano YouTube, di ricompattarlo, insomma, di cercare di presentarlo nel modo più presentabile possibile per poi offrirlo qui. Ho trattato in questo senso di un lavoro che ho fatto, no? Non ho scaricato un video e poi ricaricato sul mio canale, che era già su YouTube, per esempio, no? Ma ho cercato in giro del materiale e ho cercato di renderlo usufruibile in un luogo come questo, dove più facile fosse attingere a questo materiale. Poi ho fatto un lavoro di lettura io, sono uscite secondo me parecchie letture, parecchi racconti. Poi ognuno di voi potrà dire, insomma, no, che non gli piace come leggo io. Alcuni dicono che non gli piace, altri, per fortuna di più, sono abbastanza convinti, insomma, gradiscono questo tipo di lettura. E da questi, cioè da quelli che mi hanno dato, come dire, nei loro commenti, un parere positivo, ho trovato anche la spinta per andare avanti e per continuare a fare questo lavoro, che è un lavoro che richiede tempo, che richiede dedizione, perché no, non si tratta solo di leggere, ma, come ho già spiegato, il lavoro poi, di revisione di quello che si è letto richiede molto più tempo di quello che ci si impiega a leggere. Siccome poi lo faccio da solo, non posso neanche farlo in maniera professionale perché non posso dedicare un tempo eccessivo, se no non ho più tempo per leggere. E quindi, insomma, spesso potranno scappare anche dei piccoli errori, non lo so, potranno scappare delle parole che sono lette non esattamente come sono scritte, oppure delle piccole ripetizioni, insomma, come dire, la conseguenza di un lavoro che non è fatto in maniera professionale. Ma fare questo lavoro in maniera professionale vorrebbe dire, come dire, assorbire dei costi che poi dovrebbero ricadere su chi usufruisce di questo lavoro. Insomma, ho dato in un video precedente anche l'idea di quelli che possono essere i costi che richiede l'industria. Non a caso, insomma, chi fa questa attività a livello industriale deve farsi pagare. Ecco. Voi invece avete la possibilità di avere gratuitamente questo servizio. Poi ho visto anche che in rete, in realtà, tutti coloro che sono partiti, no, con offrire un servizio gratuito e che continuano ad offrirlo ancora gratuitamente, però alla fine hanno bisogno di minimo di contributi per pagare quelle che sono le spese che ci sono quando si offre un servizio gratuito. Comunque, insomma, le cose costano, le attrezzature costano, una collaborazione, se si ha bisogno di una collaborazione si paga, una riparazione si paga, insomma, ci sono queste cose. Per cui anche siti come Liber Liber, per esempio, che si avvale anche di tanti utenti esterni, tanti lettori non professionali di solito, però anche Liber Liber, visto, chiede volontariamente un piccolo contributo, nonostante che come associazione poi abbia da godere dei contributi del 5 per 1000, insomma, e così via, insomma, Altme.
Anche Wikipedia, insomma, chiede dei contributi per andare avanti, perché spesso ci sono. Ho provato recentemente a mettere chi vuole fare una donazione, di fatto che una sola persona, in realtà, che ringrazio e di cui faccio anche il nome, si chiama Anita, ovviamente non il cognome, mi ha fatto una donazione. Per il resto, capisco che sia molto difficile fare delle donazioni anche minime di 1,99 euro, non so, una volta ogni tanto. Capisco che sia difficile perché si è abituati attraverso YouTube ad avere le cose gratuitamente ed è giusto che siano così e io ho fatto anche il discorso che la cultura non si paga. Da questo punto di vista c'è un modo, secondo me, per ovviare, cioè per poter continuare a fare questa attività e renderla gratuita, insomma. E almeno questo modo è che voi guardiate i miei video dal mio canale e che vi iscriviate al mio canale. Ecco. Piccolo contributo lo si può avere dalla pubblicità, piccolo, diciamo tanto per quantizzarlo, un canale come il mio può fare qualcosa come 100 euro lordi di pubblicità al mese, che però possono servire, insomma, per quelle spese, insomma, no? Che si hanno 100 euro al mese. Video come quelli che metto io non interessano al mercato pubblicitario, anzi, spesso li rifiuta. Per darvi un'idea, lettera da Kabul di Terzani, le lettere sulla pace, oppure, non so, Don Milani, lettere ai cappellani militari, è considerato da chi dà la pubblicità un interesse, di nessun interesse. Questi video non godono molto del favore dei pubblicitari. Però, nonostante questo, insomma, diciamo, un sostegno che voi volete dare, potete dare al canale, al di là di un contributo economico che difficilmente immagino potrà arrivare, è quello di iscrivervi, di guardare i video che io posto dal mio canale e non, magari possibilmente preferendo il mio canale che non altri video che ricaricano i miei video. È anche possibile fare questo, insomma, si fa in internet, è così, no? E poi di farlo conoscere questo canale, perché la gran parte di voi arriva a questo canale casualmente, lo incontra per caso. Quindi, insomma, questa casualità può essere favorita, diciamo così, se c'è uno scambio, cioè se chi gradisce questo canale lo trova interessante, lo trova di interesse, e ne parli ai suoi amici, eccetera, e che fa sì che anche loro arrivino a conoscerlo. E quindi questo è il contributo che in qualche modo mi posso aspettare, insomma, no? E si possa arrivare a una crescita maggiore, anche nell'intenzione di fare, ripeto, un servizio, insomma, no? C'è da dire che nel tempo si è accumulato tanto materiale. Materiale poi non sempre della stessa qualità di tante cose, come ho detto, un po' mi vergogno, insomma, no? Che ho fatto in tempo passato, però, insomma, si è accumulato tanto materiale. Per renderlo fruibile, secondo me, c'è bisogno di organizzarlo. C'è stato bisogno di organizzarlo. Io ho provato a creare tante playlist nel canale, con gli essere, per esempio, quando un romanzo è fatto di più parti, di più video, fare in modo che questo romanzo poi fosse fruibile, si trovassero tutte le varie puntate in maniera sequenziale. Quindi ho cercato di fare tante playlist, ma anche le playlist sono diventate tante. È difficile anche navigare tra le playlist. Cosa fare per rendere più facile orientarsi tra tutto quello che viene proposto? Che è stato proposto e che spero di riuscire a continuare a proporre, perché un'altra cosa che non ho detto è che anche tutti quelli che offrono audiolibri a pagamento in realtà difficilmente riescono ad aggiornare la loro proposta con il ritmo con cui cerco di aggiornarla io, stando qui, insomma, dove almeno un video al giorno viene proposto, vi viene dato. Nell'intenzione di poter continuare a fare questo, cioè di implementare sempre di più l'offerta e quindi di fornire sempre altri video, c'è bisogno anche di organizzarlo questo materiale. Ho cercato di creare altri due canali complementari a questo, con l'idea di concentrare in un canale romanzi interi, letture integrali, lette da altri lettori. Quindi è un canale in cui troverete romanzi integrali, interi perlomeno,
volte magari saranno anche ridotti, ma insomma presentati in maniera il più possibile completa, per quanto è possibile trovare, letti da altri. In modo che in quel canale potrete sentire tante voci diverse dalle mie, non dovete essere legati a una sola voce che legge. Nell'altro canale ho cercato di presentare letture complete, integrali, quindi soprattutto romanzi, ma anche racconti, racconti lunghi di solito, concentrati il più possibile, cioè un unico video, quando è possibile fare un unico video di un romanzo che dura 3-4 ore, si può anche concentrare in un unico video. Oppure di creare la minor quantità di video possibile per raccogliere un'intera opera, in modo che avete una visione abbastanza diretta, avete troppi video da passare per cercare una lettura. E lì continuare magari a postare le mie letture nella maniera più concentrata possibile. Quindi due canali diversi che vanno ad integrare questo canale, che rimane il mio canale principale, dove posterò, come al solito, un po' di tutto, insomma, come anche il video che sto facendo ora. Oltre a questo, la vicina sta spostando il mobile. Oltre a questo, ho cercato di creare un blog per coloro che amano i racconti. Allora, in questo blog vorrei mettere i video della lettura del racconto e il testo del racconto stesso, in modo che chi vuole può ascoltare la lettura di quel racconto e nello stesso tempo seguire il testo. E se gli piace il racconto, può scaricarsi anche il testo di questo racconto, insomma, ha sotto mano il testo del racconto letto. A volte, appunto, è bello seguire un racconto con il testo sotto mano, no? E questo, per fare questo, avevo bisogno di un blog e quindi ho creato questo blog. Poi, come ho già presentato un'altra volta, ho cercato di creare un sito in cui siano raccolti gli audiolibri e questo sito offre le copertine dei vari libri e cliccando su queste copertine è possibile andare direttamente al libro in oggetto. Come è fatto questo sito? Ho già provato a spiegarlo. Sta di fatto che però questo sito è stato poco visitato. Se non sarà visitato, non verrà aggiornato, un po' alla volta si spegnerà, insomma. Se invece sarà visitato, può essere uno strumento, secondo me, utile, perché anche qua sono divisi libri letti da me, libri letti da altri, ma soprattutto in questo sito potrete trovare una pagina, secondo me anche fatta bene, interessante, dove sono raccolte le letture per l'infanzia, quindi romanzi per l'infanzia, letture per l'infanzia, o, non so, tipo Il Piccolo Principe, tipo Il Libro della Giungla, queste cose qua, ma poi anche fiabe, favole, insomma, parecchia letteratura, fiabe, favole, suddivise anche per il singolo autore, Le Mille e Una Notte. Può essere uno strumento utile per far sì che anche i ragazzini possono arrivare a usare il web in maniera formativa, perché per loro le favole sono qualcosa di formativo, le fiabe. E quindi questo sito può essere, diciamo, soprattutto interessante, almeno in questa fase, per arrivare direttamente alle letture che possono interessare l'infanzia. C'è l'integrale, per esempio, delle favole di Esopo. Sono tantine, sono più di 300. Questi strumenti. Come fare a trovare questi strumenti? Beh, allora andate sulla pagina, sulla home del mio canale, di questo canale dove viene postato questo video, e lì andate sulla voce informazioni. Sulla voce informazioni troverete i vari link. Linkate quella voce, letti da me, letti da altri, blog, favole, eccetera, e andrete direttamente in questi siti. Questi canali saranno visitati, cresceranno, servono, serviranno a quello che mi propongo, avranno vita, altrimenti si spegneranno e l'attività sarà concentrata su questo canale dal quale vi parlo, insomma. Quindi dipende da voi, insomma, confermarmi questo modo di strutturare l'attività, insomma, di dare una struttura a quello che
che vi propongo, insomma, funziona o no. Se non funziona, verrà eliminato. Se invece funziona, insomma, continuerà e avrà una sua vita, un suo scopo e ci sarà un tempo per gestirlo, insomma, no? Il sito sarà aggiornato se verrà visto, insomma, se non lo guarderete non sarà più aggiornato. Nel sito troverete anche, diciamo, i commenti principali nel senso che commentano la realtà del canale, insomma, non il singolo video, ma insomma quello che rappresenta questa realtà per voi, insomma, no? Per qualcuno di voi, insomma, per quello che commenta. La raccomandazione è di utilizzare questi strumenti e di guardare i miei video dal mio canale o dai miei canali, insomma. Poi qualcosa ho cercato di fare anche su Facebook, insomma, c'è una pagina che è anche l'ascoltalibri e poi c'è una pagina dedicata ai fratelli Karamazov. Chi utilizza Facebook, se vuole andare a vedere anche queste pagine, insomma, pensa che sia più facile trovare i link per questo canale da queste pagine, ben venga, insomma. L'attività del canale. Sono riuscito a leggere negli ultimi tempi quattro romanzi importanti, Fratelli Karamazov, I Demoni. Ho finito pochi giorni fa di leggere Moby Dick integralmente nella traduzione di Cesare Pavese del 38. Adesso sto cominciando, insomma, vorrei leggere integralmente I Promessi Sposi. Moby Dick non ho finito di postarlo perché ho visto che le visualizzazioni non erano moltissime nelle ultime puntate, meno di 100. Allora, come dire, io ho sprecato parecchio tempo e anche parecchia fatica, perché è difficile leggere quel libro lì nella traduzione di Pavese. Sono periodi molto, molto complessi, molto lunghi, bisogna trovare un tono com'è in quel meraviglioso romanzo, un romanzo che a volte si comincia a leggere e poi si lascia lì, perché in realtà non si hanno gli strumenti per capirlo fino a fondo. È talmente bello, talmente importante, secondo me, insomma, no? Che va. E anche che va letto anche quello come grandi romanzi, anche un po' alla volta, singoli capitoli, insomma. Poi però poterlo ascoltare in maniera integrale è importante. Ho visto che ci sono quello che offre YouTube, spesso sono delle riduzioni, insomma. Non ho trovato in rete una lettura integrale. E comunque la mia lettura integrale nella traduzione di Pavese. Inviterei ad ascoltarlo, magari non vi piacerà come lo leggo io, però è un romanzo talmente bello, talmente grande, strutturato nel suo complesso in maniera così intelligente, no? E in cui si va sempre a fondo, cioè chi scrive si pone sempre dei problemi e arriva sempre a cercare delle spiegazioni. Ma comunque magari ne parlerò in un altro video, insomma, che bisogna avere anche una chiave di lettura per leggere, per ascoltare questo romanzo, altrimenti ci si ferma solo alla storia, che di per sé può essere anche scontata, insomma, la conosciamo tutti, ma non è la storia l'unica chiave per leggere questo romanzo. E poi sto affrontando l'integrale della lettura dei Promessi Sposi, perché è una delle cose che amo molto, insomma, uno dei libri che amo della mia vita, anche per il primo libro che ho sentito nella mia infanzia leggere. Mi sono affezionato alla lettura proprio nel sentire, quando ero molto piccolo, leggere in televisione l'incontro di Don Abbondio con i Bravi. Allora sto cercando di, insomma, ne farò l'integrale, magari un capitolo alla volta. Fino adesso, quando mi sono proposto di fare l'integrale di un libro importante, ci sono riuscito. Poi ho fatto altri integrali di altri libri, ma di meno, diciamo, di meno consistenza di questi che vi ho citato. Ultimamente sono così, ho postato anche altri romanzi, altri racconti. Ho riletto Siddhartha, per esempio, perché quello che avevo postato e che ha avuto anche notevole successo, perché è letto da un lettore bravo, però non è nella versione integrale. E quindi ho cercato di farne anche di questo una versione integrale, a modo mio, come lo sento io. Ho letto il Trattato del Ribelle di Jünger, ho messo qualcosa di Terzani, sto cercando di finire tutti i racconti di Ordinaria Follia di Bukowski,
ho letto le ultime lettere di Stalingrado, ma insomma, queste cose che sono state lette ultimamente, ritrovate, insomma, sono parecchie letture, secondo me alcune anche belle, insomma, cioè contesti sostanziosi, interessanti, insomma, Pasek, Landolfi, poi non sono neanche molto frequentati, insomma, in YouTube. Quindi queste sono state le proposte. I Promessi Sposi, capitolo al giorno, un capitolo ogni 2 giorni, vorrei arrivare alla fine, sono mi pare 38 capitoli, finora ne ho letti 6. Io mi diverto a leggerli, scopro sempre, insomma sarà la quarta volta che leggo Promessi Sposi, ma ci scopro sempre qualcosa che mi fa pensare a come Manzoni aveva capito come siamo, come uomini, insomma, i vari personaggi, i vari caratteri che lui tira fuori nei suoi personaggi e come sono ancora estremamente attuali, insomma, come siamo così, come lui ha capito a modo suo, già a quei tempi, la psicologia dell'uomo, ma anche dei suoi comportamenti sociali, storia delle leggi, le grida, ma insomma, tutta una serie di cose. Di Manzoni ho già fatto anche qualche video anche di commento sui Promessi Sposi, quindi non mi ripeto. Detto questo, alcuni commenti sul canale, dei vostri commenti sul canale, li trovate nel sito dove ho fatto una pagina appunto dedicata anche ai commenti, a quello che avete detto su questo canale. Concludo questo video, diciamo, di celebrazione dei 10.000 iscritti, con l'augurio che magari diventino 20.000 in breve tempo, augurio per me e anche per voi, perché vuol dire che la cosa coinvolge, funziona, insomma, funziona. Se funziona per me, funziona per voi, se funziona per voi, funziona anche per me. Quindi c'è un rapporto reciproco da questo punto di vista. Allora, concludo leggendo un po' tra gli ultimi commenti che sono arrivati. Leggo quelli positivi, quelli negativi in genere toccano così, insomma, non sono articolati, insomma, no? Uno dice, non so, uno mi ha detto, ho scritto pessimo lettore, vabbè, insomma, però almeno mi dicesse per me leggi male, no? Cioè, è una cosa soggettiva queste cose, come no? Ha diritto, no? Di avere un gusto, no? Se uno ti dice pessimo lettore vuol dire che non sai leggere, insomma, no? Vi leggerò alcuni tra i commenti positivi, però diciamo che quelli negativi sono relativamente molto pochi, insomma, non raggiungo l'1 su 10, insomma. Vado e poi concludo il video. Grazie di cuore. Queste fantastiche storie mi tengono compagnia ogni qualvolta ho 10 minuti liberi. È un piacere anche la voce del narratore che, nonostante sia la medesima per tutte le fiabe della serie, non mi stanca mai. Altro. Grazie per la sua risposta. All'inizio la cadenza della sua voce non mi entusiasmava, poi quasi non ne potevo fare a meno. Complimenti, bellissima interpretazione. Passo al prossimo libro allora. Ecco, questa è una cosa che capita spesso, cioè me la sento dire spesso, no? Quando ho ascoltato una tua lettura, all'inizio non mi piaceva, non mi piaceva la tua voce, non mi piaceva il tuo modo di leggere, no? Poi però, se uno ha un attimo la pazienza di restare su questa cosa, poi spesso cambia opinione, insomma, e spesso poi la trova interessante. E questo succede perché non è il modo di leggere a cui siamo abituati, insomma, come tutte le cose nuove all'inizio, stridono, no? Dobbiamo avere il tempo per farcele piacere, soprattutto quando non sono così immediate e così facili perché seguono i canoni ai quali siamo abituati. Un altro commento. Sono un'accanita lettrice, ma con poco tempo a disposizione. Ecco che i tuoi audiolibri mi permettono di leggere anche mentre lavoro. Certo, nell'audiolibro non è visibile la scrittura dell'autore, ma mi affido alla sensibilità del lettore perché mi arrivi. Grazie per quello che fai. Bellissimo il racconto di London, ho letto parecchi suoi libri, questo però non lo conoscevo. Ecco, insomma, una delle funzioni del canale è anche di far conoscere quelle cose che spesso non si conoscono. Grazie per la splendida lettura, Walter, sempre così partecipe e profondo. Un altro, adoro la sua voce, l'intonazione e la cadenza. Grazie di cuore per condividere. Un altro. Complimentoni per il suo grande contributo culturale. Chapeau. Un altro. Per quanto mi riguarda, da avida lettrice, posso dire che leggere un libro e ascoltarlo
scrive una cosa interessante, no? Sono due esperienze molto diverse, ma ugualmente belle. Leggere un libro per me significa tornare indietro più volte sui passaggi, cosa che con gli audiolibri è attività abbastanza noiosa. Il problema che sento di più è comunque sempre la voce. Mi è difficile sentir raccontare, tra virgolette, da voci piatte e o viceversa troppo teatrali. E in generale tendo ad affezionarmi ad alcune e detestarne totalmente altre. Ad esempio, la sua voce mi è piaciuta dal primo momento ed eccomi ancora qui. Grazie per tutto il lavoro che mette in questo canale. Spero che un giorno legga altri romanzi di Kawabata. Ecco, su quello che dice, insomma, sulle voci troppo piatte o troppo teatrali, mi trovo perfettamente d'accordo. Però sono gusti soggettivi. Un altro, Walter Zanardi, grazie. Per tanti anni mi sono occupata del fenomeno della dispersione scolastica e questo testo per me è Vangelo. In questo senso si riferisce alla lettera a una professoressa di Don Milani. Signor Zanardi, ho scoperto recentemente il suo canale e la volevo ringraziare di cuore per avermi fatto scoprire l'amore per la letteratura. Questo, insomma, questo può essere un contributo che uno si può sentire anche orgoglioso di dare. Se è così, è bello sentirselo dire, no? Hai contribuito a far riscoprire l'amore per la letteratura. La letteratura è un valore, se tu hai contribuito a, come dire, a far sentire un valore, insomma, bene. È bello, no? Vi ringrazio per questo meraviglioso lavoro che aiuta gli stranieri a capire un po' la lingua degli angeli. Grazie infinite. Ecco, anche qua ci sono parecchi stranieri che utilizzano anche questo canale per ascoltare o per affezionarsi alla lingua italiana. Bello. Sarà la quarta volta che lo riascolto insieme alle 12 scimmie volanti. Uno spasso, questo si riferiva alla lettura di Bukowski. Occhiali neri, giubbotto di pelle, un cappello accattivante, un giovane Walter con la voce fresca, limpida come la lettura. Complimenti per quello che ci trasmetti. Altro commento. Non ho mai letto nulla di questo autore. Grazie mille come al solito. Ecco, anche qua, no? Far scoprire un autore che non si conosceva. Ottimo lavoro come sempre. Un commento abbastanza sintetico. Tu sei bravissimo, ma giunti fino a qui devo ammettere che Melville è una rottura senza senso. Ti seguirò fino alla fine comunque. Io spero che alla fine, magari riascoltandolo, si accorgerà che Melville non è assolutamente una rottura senza senso. All'inizio si può viverlo così, ma poi, insomma, come le cose grandi, insomma, se ne scoprirà la bellezza. Insomma, io mi sono commosso nel leggere Moby Dick. Che fibra di scrittore, Chekhov, e tu, Walter, che fibra di lettore. Da quando mi sono abbonata al vostro canale, viaggio immaginariamente, abbonata vuol dire iscritta, perché l'abbonamento a volte lascia, come dire, lascia presagire che ci sia un pagamento di un canone, no? Nel nostro immaginario, no? Qui c'è l'iscrizione, non si paga niente. Da quando mi sono abbonata al vostro canale, viaggio immaginariamente con i vostri racconti. E poi qua mi suggerisce, per favore, potrebbe leggere I fiori del male? No, li avevo già letti. Ecco qua la difficoltà, no? Hai fatto un lavoro straordinario. La tua voce e la tua interpretazione hanno fatto capire i fratelli Karamazov. Ora passerò a Moby Dick, se ti va forse un giorno di leggere l'Iliade, quindi un'altra proposta. Insomma. Anche qua, i fratelli Karamazov, no? Spesso mi hanno fatto capire che era un'opera che senza una lettura sarebbe stata difficilmente raggiunta da molti lettori, no? In questo modo, insomma, hanno dato la possibilità di conoscere uno dei cardini, dei pilastri, insomma, della letteratura mondiale, no? Grazie mille per questo lavoro che fai. Innanzitutto complimenti e grazie per regalarci questi audiolibri. In questi giorni sto ascoltando quel capolavoro che è 1984 di Orwell. Vorrei far presente però che si sente in diverse fasi il doppio beep, probabilmente l'orologio che segna l'ora. Anche in questo video, ad esempio, questo è uno dei, come dire, uno dei difetti di un lavoro artigianale, insomma, no? Purtroppo non ci si può accorgere di tutto, a volte l'orologio rimane così, si sente il bip dell'orologio. Io non lo sento, quindi non me ne accorgo, perché le frequenze alte non mi arrivano bene e quindi può capitare. Insomma.
Grazie, ottima lettura, sei bravissimo a raccontare le fiabe. Ecco, questi sono alcuni commenti, ma poi ce ne sono altri, chi vuole li vede nel mio canale, se ne trovano anche alcuni, li ho riportati, ripeto, nel sito che c'è. Come trovare le mie letture? Basta andare nella home del mio canale, nella pagina iniziale, insomma, del canale. Se voi, dove c'è la lente, che corrisponde a cerca, digitate da lì il titolo o dell'autore o del romanzo, potete immediatamente vedere se è presente o no. Ci sono tanti autori anche poco conosciuti nel mio canale, insomma, no? Quindi da lì potete rendervi conto immediatamente. Poi, se andate sulle playlist, troverete un elenco di playlist all'interno dei quali ci sono romanzi, sono spesso per nome dell'autore o per nome del libro, se è composto di tanti video. Poi se andate su informazioni trovate i vari link, no? Dove ci sono appunto gli altri canali o il blog o la pagina Facebook. Ecco, un altro modo per trovare il mio canale, insomma, cercare, insomma, all'interno del mio canale è di digitare anche su Google. Oppure sul motore di ricerca di YouTube il nome dell'autore o dell'opera che cercate e metterci a fianco il mio nome, Walter Zanardi. A quel punto, se c'è qualcosa, vi dovrebbe venire fuori. Insomma, se c'è qualcosa di postato su questo canale, vi dovrebbe venire fuori. Quindi affiancare il mio nome al nome di quello che voi cercate, insomma, sia sul motore di ricerca di Google principale, sia sul motore di ricerca di YouTube. Io spero di avervi dato anche alcuni strumenti, perché poi, insomma, se quando le cose sono complesse, insomma, sono più di 5.000 video postati, insomma, ci vuole anche qualche minimo strumento per muoversi all'interno di questo qualcosa. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.